Caro Bernard, care organizzatrici e organizzatori del meeting di Rimini, mi dispiace non poter essere con voi, ma volevo mandarvi un brevissimo saluto di ringraziamento rispetto a quello che continuate ad organizzare. Ormai il meeting di Rimini è un evento da tantissimi decenni imperdibile per la nostra terra, per centinaia di migliaia di donne e uomini che vengono ogni anno da ogni parte d'Italia, spesso anche da oltre il nostro paese e soprattutto la presenza, come si vede in poche altre occasioni, di tantissime ragazze e ragazzi. Un evento costruito anche grazie a tanto volontariato, e anche questa è una caratteristica che è molto emiliano-romagnola e che ci piace tanto, che mette insieme dibattiti, iniziative, attività culturali, mostre che garantiscono qualità e quantità in un momento molto particolare. Peraltro della vita della nostra regione e del nostro paese, perché quest'anno il meeting, non dimentichiamolo, cade proprio pochi mesi dopo la drammatica alluvione che ha visto cadere 4 miliardi di metri cubi d'acqua, cosa mai registrata nella nostra storia, in poche ore. Un evento subtropicale, a proposito di chi dice che non esistono i cambiamenti climatici e soprattutto che ha provocato, oltre alle 15 vittime, l'unica cosa irrecuperabile per le loro famiglie e i loro territori, oltre 9 miliardi di euro di danni tra quelli diretti e quelli indiretti. Noi ci metteremo tutta la consueta caparbietà, voglia di lavorare, capacità di rimboccarci le maniche e lamentarci poco, che è consueta tra gli emiliani e i romagnoli. Abbiamo però bisogno ovviamente del governo, come lo avemmo per il terribile terremoto che causò oltre 12 miliardi di euro 11 anni fa, rispetto al quale abbiamo ricostruito pressoché tutto, come ricorda spesso il presidente Mattarella, che sono davvero contento sia presente quest'anno di nuovo al meeting di Rimini, ma soprattutto abbiamo bisogno appunto dello Stato e dell'Europa perché da soli non ce la possiamo fare. Però da parte nostra possiamo mettere in campo quella determinazione che ci è riconosciuta un po' ovunque. I romagnoli li avete visti come fanno? Hanno pianto, si sono disperati, poi il giorno dopo, col badile in mano e gli stivali, erano in mezzo al fango a spalarlo cantando Romagna mia. Ma Romagna non è solo loro, non è solo nostra, è un patrimonio di tutto il paese, più in generale di tutti coloro che sanno che se si ferma l'Emilia Romagna rischia di fermarsi anche una parte rilevante del nostro paese. Quindi grazie, perché so che in questo meeting, oltre a tanti altri argomenti, affronterete anche e in particolare questo, e siamo molto contenti non solo di essere presenti, ma di poter collaborare con voi a questa edizione che non ho dubbi andrà, come sono andate tutte le altre, benissimo in termini di presenza e di qualità dell'offerta.